Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo brevemente di Mattel Aquarius, un home computer che fu venduto solo negli Stati Uniti dal giugno del 1983 all'ottobre del 1983. Ecco, il suo ciclo di vita di prodotto fu di appena 5 mesi o poco meno, e quindi dice praticamente tutto dello sconosciuto Mattel Aquarius. Che cosa era il Mattel Aquarius nel lontanissimo 1983? Praticamente poco più di un giocattolo. Infatti aveva una CPU Zilog Z80A da 3,5 MHz, che potenzialmente non era male come microprocessore nel 1983. Tuttavia, il Mattel Aquarius aveva 8K di ROM con il BASIC, un po' come tutti, diciamo, gli home computer all'epoca. Però, ecco, il Mattel Aquarius aveva 4K di RAM, praticamente una quantità poco dissimile dal Commodore 16, che fu un flop proprio per questa ragione, perché aveva poca RAM, quanto dal Commodore VIC-20, che invece fu un successo commerciale. Ora, per il Mattel Aquarius avere 4K di RAM era veramente una miseria, che relegava la macchina a poco più di un giocattolo, dato che un utente non ci poteva fare quasi niente con 4KB, non essendoci spazio in RAM per fare qualche cosa di utile o di sufficientemente divertente. La macchina poteva essere espansa, ok, fino a 20K di RAM, però occorreva una cartuccia di espansione che andava a occupare l'unico slot di espansione che aveva il Mattel Aquarius. Poi il Mattel Aquarius aveva una tastiera decente a 48 tasti, un chip video dedicato TEA 1002 da 320x192 pixel ad 8 colori e una risoluzione testo di 40x24 a 16 colori. Il suono, una voce sola, gestito dallo Zilog. Porte, uscita TV RF, presa per registratore e presa stampante, slot per cartucce di espansione. Ecco, il suo prezzo di mercato era all'epoca di $160. Teoricamente sarebbe stato meno costoso del contemporaneo Texas Instruments T99 e del Commodore VIC-20. Tuttavia, il ciclo di vita di prodotti del Mattel Aquarius durò appena un battito di palpebre, perché pur costando meno, era una macchina totalmente inutilizzabile con 4K di RAM rispetto al T99 della Texas Instruments, che era un computer a 16 bit chiuso, ma che avrebbe potuto trasformarsi in un computer aperto con la potenza dei 16 bit. Vi invito a consultare il relativo podcast IMSAI, Texas Instruments T99 e quant'altro. Anche il Commodore VIC-20 aveva poca RAM, appena 5K, paragonabile, diciamo, al Mattel Aquarius con i suoi 4K. Però, ecco, il software dell'Aquarius, ossia i giochi e cartucce, non furono mai prodotte. Attenzione gente, le case software per la produzione di cartucce, hardware e software preferirono puntare sul 6502 del Commodore quanto dell'Atari. Lo stesso microprocessore stava sul Commodore VIC-20, sull'Atari 400 quanto sulla piattaforma Atari 2006. Quindi lo stesso codice Assembler poteva essere ottimizzato nella programmazione di giochi, pur avendo con 5K, e poi agevolmente adattato su, diciamo, in piccole variazioni per la piattaforma Commodore, per la piattaforma Atari e anche per la piattaforma, diciamo, Apple II, per produrre giochi software. La Mattel non strinse mai accordi e partnership con la britannica Sinclair, che invece proprio sullo Zilog Z80 fondò il suo iniziale successo in Gran Bretagna ed in Europa, dove iniziò la produzione di giochi, che però la Mattel non tentò mai di rendere il suo Aquarius compatibile con il Sinclair. L'Aquarius era effettivamente una macchina chiusa e male ingegnerizzata, ancorché dotando l'Aquarius di una cartuccia di espansione di RAM a 20K, andando così a 25K, quindi teoricamente superiore al Commodore VIC-20,
Ecco, però poi non sarebbe stato possibile mettervi il cartuccio per il gioco, in quanto il vano in espansione sarebbe stato occupato dalla RAM, e senza la compatibilità dell'Aquarius Mattel con il software della Sinclair, dove invece in Gran Bretagna si produceva giochi per la CPU Zilog Z80, ecco, l'Aquarius con il suo Zilog Z80 non poteva andare a fruire delle economie di scala nei videogiochi, dove invece le case software puntavano sul 6502, che c'era sul Apple II, che c'era sull'Atari 400, che c'era sull'Atari 2006 e c'era anche sulla piattaforma Commodore. Ecco, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.